Si tratta di un gruppo di 11 operatori del corpo di polizia locale che sarà esclusivamente dedicato alle dipendenze della direzione politica delle entrate alla ricerca dei grandi evasori fiscali del comune di Genova, che per noi rappresentano un grande problema, perché naturalmente se non riusciamo a introitare le tasse comunali abbiamo difficoltà a continuare ad erogare servizi. Esistono anche degli evasori seriali. Certo, abbiamo in questi mesi condotto un'analisi approfondita della situazione della morosità, abbiamo in effetti scovato una serie di soggetti che sistematicamente risultano inadempienti agli obblighi tributari e tariffari nei confronti dell'amministrazione. Noi intenderemo colpirli con una azione che sarà mirata, che non farà sconti, che andrà a verificare anche la situazione patrimoniale per consentire poi ad Agenzia Entrate e Riscossione, nel quadro della collaborazione che abbiamo in essere, di porre in azione tutti quegli atti, quegli strumenti necessari alla riscossione coattiva di questi crediti. Quali sono le voci più critiche di morosità? Le voci più critiche di morosità sono certamente legate alle sanzioni al codice della strada, che si sono accumulate nel corso degli anni e che hanno volumi veramente significativi, e certamente anche la Tari, perché abbiamo una morosità di circa il 10% all'anno, che poi a conti fatti, insomma, parliamo quasi di 15 milioni di euro. Sono tutte risorse che noi dobbiamo accantonare nel bilancio, le dobbiamo ingessare, non possiamo utilizzarle per altri servizi e per altre attività molto importanti per l'amministrazione. Assessore, l'azione di controllo è iniziata nel centro storico, perché? Ma perché è una delle zone, come diceva anche l'assessore Picciocchi, dove c'è il più alto numero di evasione, e poi abbiamo questo fenomeno delle spesso case affittate con dei prestanome a poi persone non regolari sul territorio, che diventa poi anche un problema di sicurezza urbana, oltre che di evasione fiscale. E visto che il centro storico è una delle zone su cui ci teniamo veramente a fare un'azione di miglioramento della legalità a 360 gradi, che vuol dire anche aumentare la vivibilità positiva per i residenti, è chiaro che è giusto che il faro si punti per primo, ma non solo lì, dove ci sono le sacche maggiori di evasione, di situazioni che non vanno bene. Quindi non è solo una questione tributaria, ma anche una questione di sicurezza. Assolutamente, di sicurezza, che poi naturalmente la sicurezza è molto legata anche alla buona vivibilità del cittadino genovese. Assistiamo a dei fenomeni un po' strani, negozi che aprono, chiudono, gestori che cambiano. Come si può risolvere questa situazione? Intanto attenzionando in maniera costante e continua quelle attività che si sanno che fanno mal commercio. Come ho sempre detto e come stiamo anche studiando con i nostri uffici della sicurezza urbana, bastano una o due attività malsane in una via che ti rovinano socialmente il tessuto proprio sociale di quella via, e quindi poi ti tocca fare delle azioni di controllo supplementari, in cui spesso ci sono delle difficoltà a livello proprio di uomini da impiegare, che potrebbero tranquillamente essere evitate con anche delle modifiche dal punto di vista commerciale di queste attività, che non dovrebbero esserci.